Logos Web Radio. Ciao a tutti amici del Blogos, oggi siamo qui per ricordare gli orrori dell'Olocausto, ricordare le milioni di persone morte nei campi di concentramento nazisti. Martedì 26 gennaio, in occasione della giornata della memoria, i ragazzi delle classi 4 B e 4 S del liceo Leonardo da Vinci di Casalecchio di Reno hanno presentato alla Casa della Conoscenza un documentario in cui mostravano con immagini e letture il campo di sterminio di Auschwitz che hanno visitato nel mese di ottobre scorso. All'incontro era presente anche Elvia Bergamasco, ex deportata, che ha raccontato la sua esperienza. Abbiamo chiesto a Bianconi Leonardo, Siddi Maria Giulia e Mustafa Gerdiola della classe 4 S le loro impressioni riguardo al viaggio formativo da loro compiuto. Che cosa avete provato passeggiando per quei luoghi di orrore? Credo che sia difficile raccontare a parole, credo che sia un'esperienza che si deve vivere, vedere i capelli, sono poi le cose che vedi, proprio vedi il muro, il freddo, che senti, impressiona un sacco, te ne rendi conto solo quando sei lì, alla fine è come parlare insomma dei bambini del terzo mondo, secondo me è una cosa così distante che non riesci neanche, magari sì lo vedi, però dici vabbè, quando poi la vivi è un'altra cosa. Quindi è andato al di là delle tue aspettative prima di partire? Sì, è andato molto al di là, tanto al di là. Camminavi là e c'era silenzio. C'era un silenzio assurdo. Noi stessi che parlavamo, era come se la voce fosse attutita da questo silenzio, che non si sentivano le foglie che si muovevano, non si sentivano i camion vicino che passavano, non si sentiva niente. Era come avere un enorme masso nella pancia, sempre, sia ad Auschwitz che a Birkenau. E è impossibile dire a parole perché è una sensazione che schiaccia. Siamo arrivati lì sapendo quello che provavamo. Solo che leggendo i libri ci si fa un'idea, però le emozioni che ti prendevano alla gola, poi c'era un freddo che ti entrava proprio dentro. Questa sera avete presentato un documentario tratto appunto dal vostro viaggio, perché secondo voi è importante che siano proprio i giovani a raccontare lo sterminio? Credo che sia importante che siano i giovani, perché i giovani poi sono il futuro e quindi saremo quelli che dovremo ricordare. Noi adesso abbiamo la fortuna di avere ancora, ecco, dei superstiti, come ad esempio il Bergamasco, che ci può parlare, ma fra anche soltanto 20-30 anni non ci saranno più, quindi l'importanza di farci capire la crudeltà di quel che è successo serve poi per non far ripetere gli errori del passato. Dobbiamo prendere la cosa di petto e dirlo a tutti, non lasciare che questa storia finisca nel dimenticatoio, oppure che altre persone la contraddiscano, quelli che mettono in dubbio l'esistenza dei campi di concentramento, della Shoah. Poi credo che debba essere più una visione generale, poi anche su come basarci poi per il futuro. Non si limita semplicemente al campo di sterminio, ad Auschwitz, a quello che è successo agli ebrei, ma più in generale per riuscire a capire, farsi il cosiddetto no pensiero critico. Il partito di Hitler è salito tramite il popolo, non è salito da solo. Venendo all'attualità, visto che il razzismo è ancora un tema attuale, da quello che avete imparato con questo viaggio, con questo percorso che avete fatto, come possono nuove generazioni cercare di evitare il razzismo nella vita di tutti i giorni? Noi che siamo andati là abbiamo visto quelle cose, difficilmente poi ora riusciamo a sopportarle ancora. È stato difficile creare infatti il documentario, perché rivedere sempre le immagini e andare sempre a ripescare in quei ricordi. Personalmente non riesco più a pensarla come prima. Noi siamo stati testimoni di una cosa enorme. Personalmente penso che un viaggetto ad Auschwitz a qualcuno servirebbe. Là davanti ti senti niente, e non puoi fare niente, ti arriva una valanga di cose addosso, ti lascia steso, però sai comunque che abbiamo la possibilità di non farlo più solamente perché tu hai una pelle diversa o tu hai un colore di pelle diverso, tu non sei qualcosa in meno di me, deve solamente capire quello. Secondo me come si può evitare il fenomeno del razzismo può essere tramite, tra virgolette, la prevenzione, ovvero insegnare già fin da quando sono piccoli i ragazzi, ad esempio, insomma, l'emancipazione femminile, le guerre di
di Martin Luther King, eccetera eccetera. Poi io faccio un esempio che è proprio terra terra, ad esempio stiamo facendo la raccolta differenziata a scuola adesso, magari adesso come adesso non funzionerà, cioè chi butterà magari la lattina e la carta, però quelli che poi entreranno in quell'ottica piano piano si inizieranno a... Bisogna solamente far diventare una cosa quotidiana. Dai racconti di Elvia Bergamaschi che voi avete ascoltato sia a scuola che qui stasera, che cos'è la cosa che vi ha impressionato di più? Lei ha raccontato quello che è successo, è quello che mi spaventa, la realtà delle storie, il nazista, il tedesco che picchiava le donne, che infilava le mani dove non doveva, che lasciava il cane sbranare il bambino. Il fatto che lei ne è testimone vivente, questo mi lascia veramente atterrita. Penso che la cosa che rimarrà sempre impressa è la crudeltà, perché ora come ora pensare di trattare in quel modo anche solo un animale viene punito con il carcere, e lì si facevano cose ben peggiori a delle persone umane e passava del tutto inosservato, era anche approvata come cosa. Tu pensi, ma se io c'ero, se una persona la prende così gli si apre un mondo diverso. Secondo me, ecco, quello che poi è sorto fuori quando eravamo in classe dalle varie discussioni è stata ad esempio la diversità di un campo di concentramento maschile a quello femminile, perché abbiamo visto molte volte, se no si pensa al campo di concentramento soltanto agli uomini. Ecco, invece quello che mi è parso è una grande forza delle donne proprio, e nell'aiutarsi, nel prendere queste bambine, farsele proprie. Quando la capo è entrata dentro il campo, una donna aveva partorito, ha preso il bambino, no? Però prima che lo prendesse sono insorte tutte le donne. Sono cose che sono crudeli e dette adesso. Questo è l'episodio che mi ha impressionato, e la forza delle donne. Ringraziamo questi ragazzi per la loro testimonianza. Ricordare è importante per evitare che ciò si ripeta nel nostro presente e nel futuro. Grazie anche a tutti voi per l'ascolto. Un saluto da Manuela, Blogos Web Radio, www.ilblogos.it.